A Faenza, campo proibitivo per i Bellari già Marina 1956, che invece con un risultato all'ingresso confeziona un importante successo in chiave salvezza. Gli ospiti giocano un buon primo tempo e nella ripresa arriva la risposta dei Faenza che crea diverse palle gol, ma anche tanta confusione con gli adriatici che hanno la capacità di attendere, di colpire e di siglare i gol che sancisce la matematica vittoria a un passo dalla fine. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini ci spostiamo sull'analisi del match. La bio vede Bellarieci al tiro con questo tentativo di Chiussi, facile presa per Ravaglia. Lanzoni replica nell'immediato con questo pallone indirizzato nell'angolino. Mignani si rifugia in corner. Ordinaria amministrazione per l'estremo ospite su questa conclusione di Chiarini, ma la frittata viene poco dopo. Ravaglia in uscita chiama a sé la sfera. Conti a sua volta la chiama a compagno, ma in stile Paolo Sousa, fine carriera, troppo lento tra pensiero e fase di impostazione, e segue una strana apertura da cui scaturisce un rimpallo a favore dei Bellari in direzione Marchini, che infila lì colpevole Ravaglia, dando al Bellaria il vantaggio. La reazione di Faenza è sterile, Cisterni impegna così Mignani, mentre la miglior palla gol del primo tempo arriva su questo traversone dove di testa Chiarini chiama al tuffo Mignani. Lo stesso portiere in uscita poco dopo evita pericoli maggiori, mentre Faenza crea la seconda palla gol degna di nota di questo primo tempo quando in girata Chiarini sfiora il bersaglio. Squadra riposta sullo 0-1. Nella ripresa i padroni di casa dominano in fatto di occasioni, ma appaiono troppo precipitosi. Lanzoni in questo caso ne è una prova. Il traversone di Chiarini diviene un pericolo per la difesa bellariese, che quando attaccata mostra i soliti limiti. La punizione di Pioppo è una chiamata per svegliare il lungo sonno di Mignani, il quale dovrà superarsi poco dopo quando la bandierina Gabrielli arriva a staccare di testa. Il portiere risponde presente a suo modo. I padroni di casa continuano a schiacciare gli ospiti, ma Lanzoni non riesce l'Eurogol. E finalmente, quando il Bellaria esce fuori dalla propria metà campo, Facondini serve a Zanni e Bellavista il pallone del 2-0, ma i due giocatori si ostacolano a vicenda. Ravaglia in questo caso ringrazia, ma i suoi prima da punizione e successivamente con un tiro di Lanzoni non riescono ad incidere. Più deciso Montemaggi, Mignani controlla e devia in corner. Il Bellaria fa le prove dei gol, chiamando al risveglio Ravaglia prima di finalizzare nel migliore dei modi una discesa di Loico, conclusione finale ad opera di Zanni. 0-2 ed ora sì, la vittoria adriatica si materializza sempre più, insperata la vigilia, ma gli uomini di Fusi sono stati cinici e precisi come non mai. Meno tiri rispetto a Faenza, ma più precisione. Il Faenza si morde le mani, Pioppo dalla distanza alza la mira, poi lui stesso scaturì la battuta finale di Conti fuori misura. Infine l'ultima chance del match è sprecata da Chiarini. Passo indietro per il Faenza sul piano del gioco, vittoria che dà fiducia alla formazione di Fusi, che domenica a Nanni ospiterà in Nova Fetia per un vero scontro salvezza.